L'epoca nella quale mio padre, va bene, morì, non lo ricordo, mi fu detto che è morto per un ascesso molare. E il pus che esce in bocca e lui lo inghiottiva e gli venne l'avvelenamento al sangue. Questo mi fu raccontato, versione alla quale io non credo. Un'altra versione alla quale io potrei anche credere è che mio padre, in seguito all'avvenuto fallimento della sua azienda, si sia suicidato. Allora, prima dei bombardamenti, Messina viveva l'euforia dei fascisti. Mi ricordo che andavo in una scuola statale dove a mezzogiorno c'era la mensa, va bene, per gli studenti, per gli alunni, e si mangiava, direi, discretamente bene. Però c'era un particolare: il fascismo aveva distribuiva in tutte le scuole le divise, delle divise particolari per i piccoli, una divisa, i figli della lupa. Che cos'era? Erano questi calzoncini verdi, camicia nera, calzettoncini e poi due bande trasversali sul petto che significavano che erano figli della lupa. E un fez in testa. Mentre poi c'erano i balilla che non avevano queste due fasce. Avevano soltanto, va bene, un fazzoletto al collo, vestiti neri sempre, col pantaloncino, calzettoni verdi, va bene, che scarpe non ce n'erano, va bene, mettevano sandali e scarpe, però no, e il fez in testa con lo stemma del fascismo. Cioè, tutto va bene. Io mi ricordo che mi pavoneggiai quando mi vestirono prima da balilla, e poi cioè prima da figlio della lupa e poi da balilla. Non vedevo l'ora di essere vestito in quel modo. Chissà per quale motivo, militarismo in testa. E questo durò un breve tempo fino a quando non cominciarono poi i bombardamenti a Messina. L'odissea della guerra cominciò con un fuggi-fuggi in casa di persone che abitavano l'ultimo piano, che scendevano da noi in un corridoio che mia nonna aveva, mia nonna o chi per loro, aveva attrezzato per i bombardamenti notturni, che erano frequenti e spesso violenti. In questo corridoio ci ritrovavamo tutti quanti tremanti. È stata una brutta esperienza. Tutte le notti le trascorrevamo dentro questo corridoio perché il bombardamento era una violenza. Non sapevo cosa succedesse, non avevo capito il motivo dei bombardamenti, non capivo nulla perché ero in una età di cui nessuno mi diceva niente. E la cosa da non credersi che io la paura non ne avevo. Non avevo, mentre tutti gli altri, mamma, si raccomandavano Dio alla Madonna, che i santi. Che scendeva di qua, che scendeva di là, Immacolata, Annunziata e via discorrendo. Io, no, no, naturalmente non riusciva, no, non avevo nessuna paura, perché non avevo capito, non capivo che poteva esserci la morte in quel momento. Dopo, in seguito, ho saputo che i bombardamenti avevano falcidiato tante, tante persone nelle loro case, soprattutto tutte le case che erano attorno. Vicino al porto, perché gli americani, o se erano gli americani, non lo so,
ma penso di sì, bombardavano il porto perché c'erano delle navi, va bene, ancorate navi militari. E questo naturalmente ha comportato la distruzione di una buona parte di Messina, dal basso verso l'alto, che Messina si estende dal basso verso l'alto. Comunque, sta di fatto che un giorno mi ritrovai in un paese distante da Messina circa un centinaio di chilometri, Novara di Sicilia, dove io ancora tuttora gli lascio il cuore. Mi sono ritrovato in macchina con mia madre, mia zia, mia nonna, le mie sorelle, di cui non ricordo mai la faccia quando erano bambine, cioè alla mia stessa età. Dopo me le ricordo, un pochino più alte. E siamo andati a finire, va bene, in questo paese, Novara di Sicilia, dove io naturalmente ancora tuttora ci lascio il cuore. Un po' per i fighi, un po' per i fighi secchi, un po' per l'ambiente, diciamo, paesaggistico di questa Novara di Sicilia che era tutta cominciava la strada per arrivare al paese, era tutta piante di noccioli e orti, erano bellissimi, i profumi che arrivavano erano stupendi. Poi quando si arrivava nel paese c'erano a sinistra, c'erano le piccoli falegnami artigiani che chiaramente avevano le loro officine. A Novara di Sicilia i novaresi avevano uno sport in particolare. Avevano costruito delle grandi trottole di legno che con lo spago le tiravano per terra e era gara chi li faceva girare di più queste trottole. Ma ce n'erano di piccole, di grosse, di immense, va bene, che addirittura pesavano anche 3 kg. Altro sport loro era quello di aver costruito un grosso cerchio di legno, una ruota di legno, larga, possiamo dire, un 25 centimetri e alta, va bene, altri 5, dove arrotolavano una corda e poi la lanciavano dalla punta più alta del paese e questa ruota faceva in modo che arrivava per tutta la strada, che non era asfaltata tra l'altro, arrivasse il più lontano possibile e questo dava la vittoria. In sostanza, durante questo periodo avevo un mio cugino, figlio di questa zia Erminia, con il quale veramente ogni tanto facevamo delle piccole escursioni. Fu così che avevamo scoperto che, allontanandoci da casa e salendo verso era pieno di boschi, c'erano castagne, c'era di tutto, i boschi, avevamo trovato una strada che percorreva in basso e in alto, va bene, che separava il bosco, va bene, in due. Si andava su per raccogliere poi le pigne, che sono quelle, va bene, quelle avevano intendo i pinoli. Andava su questi boschi per raccogliere castagne. Durante allora questa escursione per i boschi, per questa strada che si va, a un tratto nei sottofossi di questa strada ci siamo imbattuti in un vero deposito di armi, buttate via l'arma infusa, giberne, proiettili, pistole, fucili, mitragliatrici, c'era di tutto il ben di Dio dell'armata italiana. Si vede che erano soldati che erano, si erano dati alla fuga e avevano abbandonato tutto, vestiti, divise, c'era di tutto. Noi nella nostra ignoranza, io e mio cugino, per gioco, abbiamo preso due fucili che ci li mettevamo a tracolla e li portavamo a me. Nessuno ci disse niente di questi fucili. Altra esperienza fu questa, che un giorno, a parte il fatto che su Novara di Sicilia non c'erano bombardamenti, quindi né aerei, niente di niente, non sentivo nemmeno il sapore della guerra. Lì io non capivo che eravamo in guerra, era sempre ovviamente un assurdo, non c'era nessuna capacità di capire. Un giorno, da solo, scendo a Novara, cioè per una strada a Novara di Sicilia, mi sono trovato davanti a una porta mezza aperta, dal quale usciva un odore di formaggi, di salumi, di tanta roba. L'ho aperta e ben di Dio che c'era là dentro, non te lo devo dire, di tutto: farina, formaggio, sale, caffè, gallette, scatolette di carne, c'era di tutto. Questo significa che era il deposito dei militari o dei fascisti che se ne erano andati a scappare.
Cosa faccio io solo? Solo chiudo tutto. Chiudo. Prendo soltanto dei pezzi di formaggio che erano grossi, più grossi di me, li misi in un sacco con un po' di gallette, con quattro scatolette e sono andato a casa. Quando sono arrivato a casa, non lo dimentico mai, il padre di mio cugino Enzo, di cui non ricordo mai il nome, ricordo solo il nome della madre, Erminia, insieme a mia madre, mia zia, appena videro quella roba, dove l'hai presa, come l'hai presa, e io gli ho raccontato dove l'avevo presa. Scesero anche loro e avevano dei carrettini. Cominciarono a fare su e giù, su e giù, su e giù, a portare roba a casa, farina, tutto, fagioli, ceci, c'era di tutto. Finalmente si mangiò. Però durò poco questo mangiare, perché anche i novaresi scoprirono quel negozio e quindi si fu Mambassa. Però noi avevamo fatto bene una scorta che durò parecchio. Ma facciamo un passo indietro. Fu un giorno che io e mio cugino eravamo con questi fucili che avevamo trovato lì a far finta di sparare, che c'erano altri bambini, e seduti nei sedili fuori dalla chiesa, c'erano dei sedili di marmo, seduti lì, con questi fucili che stavamo chiacchierando. Tutto a un tratto abbiamo visto arrivare tanti militari americani e fra questi c'era un negro, tutti vestiti, tutti con fucili in mano, che guardavano a destra e a sinistra. Non ci meravigliammo perché eravamo abituati a vedere anche qualche militare fascista. Questo negro, a noi si avvicinò un negro altissimo, con un grosso elmetto in testa, tosse l'elmetto, lo mise per terra. E ci cominciò a guardare tutti e due, a me e a mio cugino. Noi i fucili in quel momento non li avevamo, l'avevamo messi per terra e non li aveva visti. Poi nel chinarsi, che stava in quella voce, trova questi fucili, fa così con un gesto di stizza, prende i fucili tutti e due e poi li va a rompere, va bene, dal manico, e li va a rompere tutti e due. Cioè, porca miseria, questo non la digerivo. Avevamo fatto una cosa io e mio cugino, avevamo fatto il raccolto dei fichi d'India. Anzi, avevamo dell'uva, dei fichi d'India e dei fichi. L'americano cominciò a dire che cos'era quella roba che vedeva bene, faceva segno, questi fichi d'India. E noi gli abbiamo fatto sapere che si mangiavano, cioè non capivamo cosa dire, perché dico, abbiamo fatto il gesto, si mangiano con le mani. Questo qua, questo negro, ignorante di quello che poteva succedere con i fichi d'India, prende un fichi d'India e se lo infila tutto in bocca, con tutte le spine. Non vi dico quello che è successo dopo. Ricordo che scappò di corsa con la papa, cioè urlava dalla Madonna, perché spine in bocca. Non, no, e questo è un episodio che io chiudo, perché subito dopo mi sono ritrovato nuovamente a Messina, dove i bombardamenti erano finiti in un certo senso. Messina era un disastro, macerie di tutte le parti. Quel poco che mi ricordo quando uscivo dall'ambito del mio cortile, i muri avevano delle brutte ferite, ma di schegge, di proiettili, di tutto. E naturalmente cominciammo a scoprire, io questo lo imparai poi dai compagni di cortile, che raccogliendo questo ferro, cioè queste schegge, il rame e tutto il resto, veniva rivenduto al mercato nero e si faceva qualche soldino. Mi ricordo che io naturalmente raccoglievo, però i soldini non ne vedevo perché se li fregavano gli altri. Ora comincia il periodo più brutto per me, perché i ricordi sono più vivi. Non so perché, fu mia madre, fu mia nonna, decisero che i quattro orfani, eravamo io e le mie sorelle, dovessero andare a finire in orfanotrofio. Mi ricordo che mi vestirono con quei pochi stracci che avevo, una mantellina e una sciarpa al collo, e mi ritrovai insieme a un prete o frate, non lo so, vestito tutto di nero, al porto di Messina, dove in una barca a vela, perché forse i traghetti non ce n'erano, mi trovai imbarcato su questa barca di notte al buio e attraversando senz'altro bene lo stretto di Messina in questa barca. Mi ricordo un vento gelido, freddo, e cominciai ad avere le prime paure, a prendere coscienza che mi stava succedendo qualcosa che ovviamente di cui non capivo un cacchio. Non so come siamo arrivati in questo paese, se siamo arrivati via Pullman con qualche macchina. È che siamo arrivati di notte, sempre, in questo orfanotrofio di cui vi ricordo soltanto che questo prete aprì una porta e siamo entrati in una dispensa dove c'era il ben di Dio. Io mi ricordo che mangiai dei fichi secchi, mi piacevano molto, e trovai questi fichi tutti al forno
E questo prete che mangiava per i fatti suoi. Di tutto questo, di questo momento mi ricordo soltanto che cominciai a piangere di brutto, ma piangevo notte e giorno, pisciavo a letto. In sostanza, piangevo continuamente perché volevo ritornare a Messina. In un'orfanotrofia femminile accanto, e questo lo ricordo, c'era una sola mia sorella, Rita, che sono andato a trovare un paio di volte, ma lei era tranquilla, serena, non ci siamo detti nulla, soltanto l'ho vista, indifferenza per me e indifferente lei. Solo che io piangevo, con questo pianto continuo e tutto il resto, questi signori veri si saranno stufati e mi hanno riportato a Messina, finalmente a Messina, dove mia madre aveva trovato un impiego presso un posto chiamato Direzione Artiglieria, che era situata in un forte a monte di Messina che dominava, dove lì facevano scarpe, non lo so quello che facevano. Mia madre aveva trovato un lavoro lì e quindi qualche volta riuscivo a avere anche le scarpe nuove. Qualche volta. Mia madre senz'altro si ammalò brutalmente. Tant'è vero che io me la ricordo in questo lettino, in questo appartamento, magra, con due occhi scavati, con una cuffia in testa, e tutti mi dicevano andare su perché ti contagia, ti contagia, ti contagia. Cos'era questo contagio? Non lo so. Poi mi fu detto che era morta di pleurite, va bene, e forse anche di una forma di tubercolosi. A quell'epoca tutto succedeva. Medicina, non ce n'erano. Morale della favola, una mattina mi chiama mia zia. Dice, vai ad avvertire a tua zia Erminia, quelli che erano andati, venuti con noi a Novara, di Sicilia, che tua madre è morta. Indifferente, come se non fosse successo nulla. Capisci? Cioè, non ho provato né dolore, niente di niente. Sono andato da questa zia che abitava a distanza e quindi riuscivo a camminare per Messina, sapevo dove abitava, quindi ero già adulto, un po' adulto, va bene, perché conoscevo le strade, dovevo andare a Messina, e con un fare teatrale, che lo sa come, dichiarai, mamma è morta. La cosa finì lì. Faccio un riepilogo sul funerale di mamma. Caro Rafael, mi stai svegliando la memoria. Funerale di mamma, come ripeto, io ero stato vestito da chierichetto, messo davanti ad una carrozza con i cavalli e un prete che salmodiava. Diceva le preghiere, man mano che si camminava, si andava verso il cimitero. Cimitero di cui non ricordo l'entrata né l'uscita. Però uno sguardo che ho dato dietro la carrozza, ho visto mia zia Marta tutta vestita in nero perché si usava vestire di nero, mia nonna, queste zie, zia amica, nonna amica, insomma, c'erano questi zii e zia Erminia. Nessuno piangeva, anzi qualcuno rideva pure. Questo non lo dimenticherò mai. Soprattutto pensavo che mia nonna dovesse piangere, disperarsi come disperano tutte le donne, va bene, che hanno perso una figlia. Ma che? Doveva avere il cuore come un macigno, perché chiacchierava mentre si andava avanti. Io ogni tanto mi giravo e vedevo se mi guardassero me perché come ero vestito, perché io pensavo più al mio vestito di chierichetto che a mia madre che era morta. Figurati un po'. Quale fu la mia sorte? Andiamo a gradi. Zia Marta si era innamorata di un uomo sposato, però col suo avvento cosa succede? Che nonna Candida andò a finire a dormire nella stanza che dava sulla strada. Loro, che erano ormai si consideravano marito e moglie, nella stanza dove viveva nonna, che c'era un letto grande, e il sottoscritto, che prima dormiva nella camera che fu assegnata poi a nonna, fu relegato nel corridoio, dove sotto un mobile fu preparato un giaciglio fatto di crine, un'erba che seccata, capisci? Si metteva dentro i materassi e fa una specie di pagliericcio. Qual era un'altra caratteristica? Che in questi mobili erano pieni di cimici, le cimici che sono puzzolenti, succhiano il sangue alle persone. Quindi queste cimici si infilavano nei mobili e nel materasso. Quando io andavo a coricarmi lì, l'indomani mattina dovevo fare una spolverata di cimici e ero tutto pieno di macchie di sangue perché mi avevano quasi dissanguato. Una delle mie disgrazie era che avevo l'enuresi notturna e quindi questo materasso che assorbiva bene il piscio veniva rivoltato e quindi io mi ritrovavo mezzo bagnato e mezzo asciutto quando dovevo andare a dormire lì. Durò poco questa difficoltà, durò poco. Perché?
Mi ribellai. Disse a mia zia che non era giusto che io dormissi e che potevo dormire nella camera dove dormiva nonna e si poteva fare un altro letto. Mia nonna, per quale stranezza di minchia, parlo in siciliano, non voleva che io dormissi vicino a lei. Quindi cosa mi successe? Mi fu fatto una out, come si usa dire in gergo. O qui o te ne vai. E fu un giorno, una mattina, che io pieno di cimici, che non ne volevo più, disse a mia zia che non potevo più dormire in quel corridoio, in quanto che questi cimici mi stavano uccidendo. La sua risposta fu questa: bimbo, se vuoi stare lì, ci stai, mangi anche qui a casa, hai l'opportunità di avere un pezzo di pane, e se non vuoi stare qui, quella è la porta, trovati una strada, e amen, e non se ne parla più. Quando vuoi venire, vieni, la porta è aperta, quando non vuoi venire, te ne vai. Uscii di casa quasi piangendo, perché non mi aspettavo una reazione di genere. Quindi girovagai per Messina, pensando a questo mi è capitato, cominciai a prendere coscienza delle disgrazie che avevo avuto. Non tanto pensavo a mia madre e mio padre, pensavo soltanto praticamente che ero abbandonato, ero solo e non sapevo a chi rivolgermi. Quindi i miei itinerari cominciarono di mattina, quella mattina, verso il porto, in una zona chiamata la Fieda, il Re Ramare, che c'erano i grandi massi, mi ricordo ancora, il porto era mezzo distrutto, mi appoggiai su un masso. Lì c'erano altri ragazzini che giocavano, si tuffavano in acqua e poi risalivano. Io vestivo con una maglietta e un paio di calzoncini e un paio di sandali quasi mezzi andati. Stando in piedi a osservare questi, non mi accorsi che uno di loro mi dava una spinta e mi butta in acqua. Stranamente in quel momento imparai anche a nuotare. Cioè, prima mi affannai un po', poi cominciai a dare bracciate e capii che potevo galleggiare. Fu la fortuna, fu qualche madonna che mi assisteva, non lo so perché, imparai a nuotare in questo modo. E cominciai a tuffarmi con questi ragazzini. E questo durò quasi tutta la mezza giornata. A mezzogiorno però i morsi della fame si fecero sentire. Volli tentare un ultimo approccio verso casa mia. Stranamente non mi fu permesso di entrare. Dice: vattene, perché non è più casa tua. Questa me lo disse mia nonna, la signora Candida, maledetta che sia. Ascoltando questo, ritornai nuovamente sui passi e cominciai a bighellonare all'interno di Messina, dove casualmente cominciai a scoprire il mercato ortofrutticolo, strade che si aprivano, dove si aprivano dei negozi che friggevano roba da mangiare, questa roba qui, e io con gli odori soltanto del mangiare mi saziavo. Cosa cominciai a mangiare? Tutto quello che era il residuo dei mercati generali diventava cibo quotidiano per me. Cominciai a camminare, stanco, morto, non sapevo più dove andare. E capitai così per caso nelle ferrovie, nella stazione ferroviaria, che era adiacente al porto. Io scoprii una panca, dove una sala d'aspetto, dove c'era tanta gente che lì appoggiata dormiva appoggiata per aspettare i treni. Io invece, facendo finta di essere niente mio, mi coricai su una panca e lì fu il mio primo sonno, senza cimici. Panca che però diventava dura. La mattina fui svegliato dai reni, naturalmente, che fischiavano. Mi rimisi naturalmente in moto e camminando, naturalmente, ritornai nel porto dove c'erano questi ragazzini che si tuffavano. Fui accolto come se fossi uno di loro. E io lì per lì notai anche che c'era una ragazza che insieme a questi ragazzi si buttava. Quando mi vide, dice: come ti chiami? E io gli dissi che mi chiamavo Piero. Cosa fai qui? Dove abiti? Ce l'hai una casa? Ce l'hai? E io cominciai a rispondere che non avevo né casa e non sapevo dove andare. Dice: mai mangiato? No. Dice: aspetta qui, ora andiamo tutti quanti a mangiare. Questa ragazza veniva chiamata Manuzza, diminutivo di Manina, perché era una borsese felice. Riusciva a estrarre portafogli e quant'anche delle tasche degli uomini in un modo strepitoso. Io poi l'ho vista all'opera e sinceramente parlando rimasi sconcertato dal modo semplice e immediato che come fa. Quindi questa Manuzza sembrava che fosse la mamma di tutti questi, che eravamo circa un 6-7. Io mi ricordo che i primi amici miei furono due ragazzi, quasi di mezza età. Uno si chiamava Angelo e l'altro lo chiamavano Nasone per il via del naso, aveva un naso un pochino prospiciente. Tutti quanti si rivestirono invece dei pantaloncini e seguimmo lei che ci portava
verso la zona dei mercati dove, ripeto, sulle strade si aprivano, va bene, questa è l'osticceria. Ce n'era una particolare che si chiamava Nunnari, non dimentico mai. E lì lei tirò fuori i soldi e ordinò per tutti arancini e pasta al forno, squisita la pasta al forno, squisita in un modo strepitoso. Tanto è vero che poi ci diventava abitudinario lì, in queste rosticcerie. Per la prima volta feci un pasto da signore. Erano mesi che io non mangiavo in un certo modo, non conoscevo nemmeno che cosa significasse la parola pasta al forno. Fu questo il momento in cui mi affezionai a questi ragazzi, i quali, piano piano, conoscendoli uno per uno, scoprì che erano sbandati come me. Non avevo né casa, né famiglia e nessuna meta. Vivevano tutta l'avventura. Però i ragazzi non erano tanto santi quanto vogliamo farlo apparire. Erano tutti dei ladri, dei ladruncoli. Per dormire avevano ricavato in una casa diroccata, all'inizio si entrava attraverso un buco, cioè toglievano una grossa porta di legno che dava sul per terra, si apriva e poi si scendeva giù e si entrava una specie di caverna tutta fatta di ammucchiate, macerie ammucchiate, però dove ci avevano messo le candele, c'era l'acqua, c'erano i materassi nuovi con le lenzuola pulite e quindi la sera eravamo tutti quanti al coperto. Io di giorno camminavo con loro e poi mi ricordo che mi piazzarono in questo cinema e mi dissero: aspetta qui che poi ritorniamo. I film duravano 90 minuti, 60 minuti, dopo 2 ore, che avevo visto già per la terza volta il film d'avventura, arrivarono e si sedettero vicino a me, tutti contenti perché avevano fatto soldi. Cioè, che sapevano, erano andati a rubare, avevano venduto al mercato nero la roba. Però a me non mi avevano coinvolto. Mi coinvolsero dopo. Uscimmo dal cinema e ce ne andammo nuovamente in questo nostro rifugio, dove naturalmente cominciarono a contare i soldi che avevano fatto. Tanti soldi, sempre in moneta d'occupazione americana. Fecero entrare un giovane molto, molto robusto, me lo ricordo sempre, il quale, parlando con Manuzza e con altri due, che erano i più grandi, organizzarono qualcosa che poi fui anch'io partecipe. Questo ragazzo, di cui non ricordo mai il nome, però era molto alto, quasi biondo, occhi celesti, disse: figlioli, a mannare il tuo porto, dove? A svaligiare un sottomarino. Io sgranai gli occhi. Dobbiamo svaligiare un sottomarino. E come ci arriviamo, dico, a questo sottomarino? Dice: hanno predisposto delle zattere grandi, larghe e galleggiavano quando sono nell'acqua. Il sottomarino dove si trovava? A fianco di una portaerei che era ancorato nel porto di Messina. Sotto c'era questo sottomarino. I militari del sottomarino, per andare sulla strada, da delle corde che scendevano dalla portaerei, salivano, si arrampicavano, entravano dentro la portaerei e dalla portaerei poi uscivano e andavano sulla strada. E questo fu studiato anche da noi. Cioè siamo andati sul porto a fare una specie di sopralluogo l'indomani mattina. Fu Nasone, questo amico, mi ricordo, perché cominciò a obiettare. E se là dentro troviamo gli americani, che facciamo? La guerra? Rispondeva Angelo, che era suo amico, camminavano sempre insieme. Facciamo finta che eravamo, che ci tuffavamo in mare e che salavamo sul sottomarino per tuffarci. Ma, fece Nasone, sembra credibile, ma andiamo avanti e vediamo cosa succede. Fu di notte, la sera, che mi fu in moto ben 4 zattere nell'acqua. Ed eravamo noi e c'erano i grandi che ci aiutavano a mettere le zattere in mare, con delle corde lunghissime che da una sponda all'altra, va bene, potevano tirare queste zattere, perché erano pesanti anche. Ci tuffammo in acqua, estate ovviamente, e lentamente con queste zattere, senza far rumore, siamo arrivati sotto, vicino al sottomarino e siamo riusciti a salire sopra. La fortuna volle che nel sottomarino non c'era nessuno, nemmeno una sentinella. Portammo via anche il bullone da quel sottomarino: lenzuola, coperte, stecche di sigarette, orologi, di tutto. Ma il ben di Dio, e si fece più di un trasporto. E da su, dalla portaerei, nessuno sapeva quello che stesse succedendo nel sottomarino.
Insomma, con tutta questa roba andò a finire praticamente dall'altra parte del porto, dove questi giovanotti raccolsero tutta questa roba, la misero sui carretti, nascosero queste zattere come se nulla fosse, ritirarono le corde e poi se ne andarono, senza dire nulla a noi. Io dicevo, ma queste non ci pagano? E mi rivolse a Manuzza. Dico, ma qui i soldi non se ne vedono. Dice, non ti preoccupare che ci penseranno loro. Siamo ritornati nel nostro rifugio e l'indomani mattina fu un altro giorno d'avventura. Questi signori giovanotti avevano sfuggito ad un altro sistema. Cosa succedeva? Che c'erano dei camion americani, carichi del ben di Dio, che partivano dal porto e andavano verso l'interno della Sicilia, dove c'erano ancora dei militari che occupavano delle certe zone. Avevano scoperto che mettendosi, va bene, in determinati punti dove questi camion decelleravano, cioè andavano pianissimo, no? Quasi a passo d'uomo, perché le strade erano dissestate, non è che erano asfaltate come oggi, i quali che facevano? Si infilavano dentro il camion, cominciavano a scaricare ai compagni tutto quello che c'era sulla strada e i compagni raccoglievano e portavano nelle campagne adiacenti senza farsi raccogliere. Questo toccò pure a me e ai nostri amici. Ci portarono in questa zona dove ovviamente venivano questi camion e cominciai anche io a scaricare questo ben di Dio. Era un divertimento per me. E quelli che guidavano non si accorsero, va bene che piano piano il camion veniva alleggerito. Fu un giorno che Manuzza si allontanò per il suo solito andare a rubare. Aspettammo che lei ritornasse perché si doveva mangiare insieme. Aspetta, 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 Manuzza non ritornava. Cosa sarà successo? Cosa non sarà successo? Siamo andati dai grandi, avevamo dei giovanotti che normalmente facevano i ricercatori e abbiamo spiegato perché Manuzza non c'era più. Chissà come si dettero da fare e scoprimmo che Manuzza era stata presa, l'avevano presa e l'avevano portata in un istituto che si chiamava Il Buon Pastore, Casa di Rieducazione Femminile. Ma questo non fu soltanto un momento. Seppi dopo che il ministro della giustizia siciliano, che si chiamava Scelba, aveva dato ordine di ripulire tutte le strade di tutti i ragazzini che si trovavano in giro. Mi avvertirono di nascondermi perché c'era la polizia che arrestava tutti. E in un battibaleno sparirono Nasone, Angiolino e tutti gli altri che erano lì. Mi ritrovai solo in questo ricovero, disperato come la Madonna, non sapevo più a chi rivolgermi. Avevo due strade, o andare a ritornare in casa dalle cimici, perché ora si stava avvicinando anche l'inverno, oppure rimanere lì e sperare che succedesse qualche altro miracolo. Per mangiare sapevo che se ci avvicinavamo al campo degli americani si racimolava da mangiare, c'erano i cuochi che distribuivano quello che non avevano voluto gli americani, che mangiavano carne, rosbif, carne fatta ai ferri, torte di mele e tutta questa roba qui. Fu in questo campo che io mi presentai al cuoco con la faccia di una tristezza che non finiva mai. Come on, picciotto! Ah, ecco, e no, ecco, vieni, mangio! E mi mise davanti tante di quella carne, voi dovete diventare pazzi, mangiare. Ma in quel momento entrò anche un ufficiale americano, un capitano. Questo ufficiale, che sapeva quale motivo, mi prese in simpatia e mi portò all'interno del campo. Ora, da qualche tempo io, da qualche giorno non mi lavavo, non mi pulivo, avevo tutti gli abiti un po' sbindellati. Arrangiando pantaloni, camicie, giacche e scarpe e calze, mi rivesti. E sembrava un piccolo americano, va bene, con tanto di cappello, va bene all'americana, che girava per il campo. Però la cosa non mi piaceva perché io pensavo sempre ai miei amici che avevo perso. Fu così che una bella mattina lasciai il campo dopo aver sottratto a questo ufficiale i soldi che portava nel portafoglio perché mi faceva entrare nel suo ufficio e sparì. Dove potevo infilarmi, mi ripresentai a casa della signora Ferroburgo, quale ma stranamente mi accorse, ma dove sei stato tutta l'estate? Eravamo alle porte del mese di novembre, sì, il momento più triste ancora che ho passato a Messina. Dove sei stato tutto questo periodo di tempo? Ah, sei vestito bene, guarda. Gli ho fatto vedere che avevo anche i soldi. E questo attratte l'attenzione della ruffiana nonna. Ah, questi soldi possono servire, dammi, va. E io, dalla mia generosità, gli detti tutto, come un fesso. E mi misero a tavola e mi ricordo subito che mangiai fagioli lessi con l'olio e pane inzuppato. Poi mi misero avanti dei fichi secchi, le cose che piacevano a me.
dove andai a dormire? Il pagliericcio mi fu cambiato, però le signore civici c'erano sempre. Uno, due giorni, tre giorni, resistere, non c'era niente da fare. Mi ricordo che la casa, in un certo senso, per circa una ventina di giorni, un mese, fu in mano mia e di mia nonna. Di mangiare non se ne parlava perché la signora mangiava tutto lei e per il nipote non c'era niente. Mi rivolsi a zia Lilla, andavo a casa di zia Lilla, nella speranza di racimolare un piatto di minestra o di qualcosa. Ma che? Quando andavo a casa loro, pasta col pomodoro, pane, tutto, a me mettevano seduto in un angolo a guardare e mi domandavo se avevo mangiato. Io facevo dei cenni, sì e di no. Ma non si preoccupavano, non era di venire a tavola, venire a mangiare, niente. E io lì assaporavo solo gli odori. La cosa non poteva andare avanti così. Tornai in altre volte ai mercati e aiutando a portare cassette di frutta sui camioncini riuscivo a racimolare qualche lira e mangiare finalmente la mia pasta al forno e le arancine. Ma zia Freddo e zia Marta ritornarono in casa. La mia mente già era sconvolta perché ritornavo a dormire un'altra volta in mezzo alle cimici. E il cinema mi chiamava e non sapevo come fare soldi. Mi ricordai che Ponte Zaera era ricettato tutti quelli che facevano la ricettazione. Senza che zia e nonna se ne accorgessero, cominciai a rubare lenzuola e coperte. E portarle a Ponte Zaera, dopo li vendevo e facevo soldi e andavo al cinema. Questo durò poco però, perché cominciarono a farsi i guardinghi. Qui manca una lenzuola, qui manca una coperta, ma dove l'abbiamo messa? Ma qui c'è qualcosa che non va. Un giorno che il bisogno del cinema si fece talmente impellente, ne feci una delle mie che fu quella che poi fu la catastrofe in un certo senso. Entrando dalla finestra del cortile nella camera da letto di zia Marta e di zio, trovai bello preparato sul letto un vestito nuovo di zecca di mio zio Alfredo. Scavalcai la finestra e mentre scappavo Alfredo mi scoprì, fermati, e cominciò a urlare di fermarmi. Io non mi fermavo perché correvo, mi inseguiva tutta Messina e io entravo in un cortile e uscivo da un altro, uscivo dai piani superiori, uscivo, scavalcavo bene delle ringhiere, insomma finalmente riuscii e non mi presentai alla zona Zaera perché poteva esserci lui. Insomma, vendete il vestito, lo vedete anche bene, però ritornare a casa non era più possibile. E questi furono i momenti più tristi, perché inverno, pioggia e freddo cominciarono a farsi sentire. Dove dormivo? Scoprii che dentro la stazione ferroviaria non si poteva dormire più nelle panche perché ti prendevano e ti arrestavano. Scoprii di andare a dormire sui vagoni merci che c'erano fermi sui binari, dove c'era anche della paglia e rimanevo lì quasi tutta la notte. Poi il freddo mi prendeva e dovevo passeggiare e camminare. Questo durò parecchi giorni, fino a quando poi non scoprì i traghetti. Entrare in aeroporto nei traghetti era facilissimo, non c'era sorveglianza. Entravo e scoprì un angolo sotto, vicino alle caldaie, dove c'era caldo e io potevo dormire. Ma anche lì mi scoprirono e mi buttarono fuori. E tornai sulle strade di Messina. Mentre io cercavo un domicilio notturno, soprattutto perché faceva freddo, mi ricordai che avevo un'altra nonna, nonna amica. E fu così che la vigilia di Natale andai da nonna amica, che nonna amica abitava all'ultimo piano, salì fino a nonna amica, capì? Nel suo grande affetto proprio per me, mi abbracciò e cominciò a piangere. Dove che non ti vedevo? Un neri, dove sei stato? E io cominciai a dire, insomma, che non disse che avevo rubato, perché poi lei lo sapeva direttamente anche dalla nonna casa, perché quando nonna amica doveva andare dalla figlia, che abitava a tre isolari dopo, passava per la strada davanti alla porta di nonna Candida e nonna Candida la fermava e gli raccontava tutto, che avevo rubato, che non c'era, ci gli rubassi i vestiti, gli hai rubato tutto, come fai? Che ti ammazzano, ti fanno, stai attento, non vuoi mangiare, insomma, mi ricovero lì. La mattina qui nonna amica mi confessa che nonna Candida, nonna Pietrobuco, mi perdonava. Fui sorpreso da un lato, decisi di andare da nonna Candida, la quale mi accosse, buon Natale, mi dammo un bacio,
cioè tutta tranquilla, sembrava candida come un gioiello. Allora, il giorno dell'Epifania, la mattina, Bighella Neve e Messina, dopo aver fatto la cattata di cicche, l'ho venduta e come al solito sono andato a mangiarmi la famosa pasta al forno, che era buonissima, e l'arancina. Pomeriggio sono andato al cinema. Per una strana coincidenza, decisi di ritornare a casa. Chissà perché. La quale dice, ah, sai, ti aspettavo perché dovevi mangiare qui, non sei venuto. Vieni, siedete, che non hai dato cosa da mangiare. No, non ho mangiato già, grazie. E mi sono messo lì, seduto, c'era una radio, ascoltare la radio. Da un po' sento bussare alla porta, nonna fa entrare una persona che io in quel momento non sapevo chi era. Un uomo grosso così, si avvicina a me, ah, tu sei Piero, come stai? Sai quanto tempo ti ho cercato a te? Io cominciai a guardarlo in faccia, non sapevo che fosse. Dice, sai, dice, dovresti venire con me perché ti devo far vedere una cosa. Venire con lei. Sì, vieni con me. Dice, c'è la carrozza, vieni con me in carrozza, ti faccio vedere una cosa che ti piacerà. Io come un babbuino, come un cretino, lo segui. Aguantavo il braccio in un certo modo, stretto. Ma io non capivo perché questo qui mi stringeva la mano in un certo modo. E percorremmo quasi tutta Messina fino ad arrivare in una zona chiamata la prefettura. Fece fermare la carrozza davanti a un cancello di ferro. Entrammo e, sempre tenendomi per mano, vedi che mi trovavo all'interno della questura, dove c'erano poi seppi dopo, che erano le camere di sicurezza. Mi consegnò a dei poliziotti, i quali mi levarono la cinghia, il laccio delle scarpe e mi portarono per un sottoscala, giù, dove c'era un vocio che non finiva mai, tante porte chiuse e tanti che urlavano, che donne... Era arrivato il mio turno, in sostanza. Per farla breve, mia zia Marta, insieme a marito, nel frattempo, si erano trasferiti a Barcellona Poggio di Cotto. Chissà come, sta zia mia poi venne a sapere che mi avevano preso la polizia. Qual era il motivo? Che la domanda che aveva fatto mia nonna al Ministero di Grazia e Giustizia per farmi richiudere era stata accolta e mi avevano preso contatto, va bene, e mi portavano in una casa di correzione. Mi misero su un treno con due agenti ben fortunati e su questo treno si fermò a Barcellona con il conto per fare scendere i passeggeri e lì mi ricordo che mia zia Marta si fece vedere e mi dette un fagottino con della roba da mangiare e poi mi disse fai il bravo, vedrai che sarai un altro.